Voi per avermi invitato e mi vengono in mente tante cose e altre mi sono venute in mente mentre ascoltavo l'intervento di prima. Alcuni proprio intanto pensando a questo momento, a questo luogo e al tema della cultura della lingua. Intanto il fatto che noi parliamo di un popolo lontano, una terra se vogliamo lontana, ma che in questa città, Diana giustamente consigliera comunale, con questa città abbiamo diviso secoli di storia. Noi per tanti secoli siamo stati nello stesso paese, no? Quindi non stiamo parlando di realtà non lontane, stiamo parlando di un'epoca in cui, parliamo di lingua madre, vivevamo un impero che aveva 14 lingue ufficiali, no? Pensate come eravamo allora nei secoli passati, per cui una era l'italiano, una era l'ucraino, quindi erano due lingue che erano unite nello stesso paese. E quindi questa è la prima cosa che mi viene in mente. Poi io non conosco la lingua ucraina, però qualche lingua slava un po' la conosco. Io credo che proprio anche il termine, la parola, se non sbaglio, la parola ucraina stessa, penso che indichi qualcosa come un luogo di confine, no? Un luogo di, se vogliamo, di incontro. E questo è molto simbolico. La vostra è una terra di incontro tra culture, non può essere una terra di scontro. È un popolo, io per quello che ho conosciuto, un popolo che ha dei caratteri estremamente forti, ma estremamente gentili. Questo è tipico delle culture di frontiera, ma nel senso buono del termine. Tengono insieme i pezzi.